Live Social. Eccoci, eccoci ancora una volta qui a Live Social, bentornati. Vi ricordo il nostro hashtag interviste storie, ma vi ricordo anche la nostra pagina Facebook dove trovare i video delle nostre interviste complete. Riapriamo col nostro spazio dedicato alla salute e al benessere parlando di alimentazione, quindi quando si parla di alimentazione c'è una figura di riferimento, ovviamente in questo caso quella della biologa nutrizionista come la nostra ospite in collegamento con noi, la dottoressa Flavia Giunta, che saluto. Salve dottoressa, benvenuta. Salve, salve a tutti e grazie per avermi invitata. Grazie a lei dottoressa per aver accettato ovviamente questo nostro invito, quindi parliamo di una tematica insomma più che mai attuale perché parliamo di sana e corretta alimentazione durante questa situazione particolare di emergenza, ecco, per tutti noi chi più chi meno. Quindi dottoressa, innanzitutto insomma è un periodo nel quale comunque diciamo corriamo ecco dei rischi anche a livello alimentare, magari il mangiare semplicemente per noia, visto che insomma questo è una conseguenza un po' naturale, ecco, del passare tanto se non tutto il proprio tempo a casa. Quindi può essere un momento anche per comunque cambiare le proprie abitudini a livello alimentare, ovviamente in un modo positivo? Senza dubbio si tratta di un momento particolare in cui ciascuno di noi si è trovato a dover cambiare radicalmente le proprie abitudini. Siamo tutti più sedentari in risposta alle misure di contenimento e per questo anche il nostro dispendio energetico giornaliero si è ridotto. Quindi proprio per questo è importante controllare la quantità di cibo che consumiamo giornalmente, riducendo seppur di poco le porzioni a cui eravamo abituati quando la nostra vita era più attiva. Oh, ecco, quindi possiamo approfondire un po' questo discorso, dottoressa. Quali possono essere, ecco, dei buoni accorgimenti da mettere in pratica quotidianamente in questo periodo? Sì, adesso più che mai è importante scandire le nostre giornate con dei ritmi regolari anche per quanto riguarda i pasti e l'alimentazione, perché il rischio può essere proprio quello di mangiare per noia. Quindi a tal proposito è importante imparare a distinguere una fame reale da quella che invece possiamo definire come una fame emotiva, quella che ci spinge ad utilizzare il cibo come uno sfogo in risposta ad un evento stressante come quello che stiamo vivendo oggi. La fame emotiva ci porta a mangiare in maniera compulsiva e vorace, quindi di conseguenza andremo ad introdurre una grande quantità di calorie che può gravare non solo sulla linea ma anche sulla salute. Quindi cosa fare per evitare questo? Avere una regolarità nei pasti, continuare a mantenere un normale schema suddiviso su 5 pasti giornalieri con 3 pasti principali e 2 spuntini, in modo da poter favorire il senso di satietà ed essere meno propensi verso la ricerca di qualcosa da sgranocchiare in dispensa o in frigorifero. E se vogliamo approfondire la composizione dei pasti, possiamo prendere come esempio quello che è il piatto sano presentato dalla scuola di Harvard, che ci fornisce un'immagine semplice e immediata di come organizzare da un punto di vista qualitativo e quantitativo i nostri pasti principali. Possiamo ad esempio immaginare di avere di fronte a noi un piatto e di dividerlo in 2 porzioni. Metà del piatto dovremo riempirlo con degli alimenti di origine vegetale, quindi frutta e verdura, che come ben sappiamo sono ricchi di sali minerali e vitamine, e quindi questo permette anche un buon funzionamento del nostro sistema immunitario. Però quello che voglio sottolineare in questo periodo così delicato è di porre attenzione alle fake news. Non è vero che possono esistere delle diete o comunque degli alimenti che possono proteggerci dall'infezione da coronavirus, ma senza dubbio un'alimentazione bilanciata può aiutare a sostenere il sistema immunitario. Oh, ecco. Mi dica. Sì. Sempre tornando alla composizione dei nostri pasti, l'altra metà del piatto dobbiamo occuparla con i macronutrienti rimanenti, quindi carboidrati e proteine. Quali scegliere? Per quanto riguarda i carboidrati, senza dubbio scegliere dei carboidrati integrali, anche se noi italiani siamo un po' il popolo della pasta, possiamo sforzarsi di variare portando sulle nostre tavole anche degli altri cereali, come ad esempio l'orzo, il farro o anche cerealicoli come la quinoa, proprio per variare e avere un'alimentazione
sana e corretta. Per quanto riguarda invece l'ultima parte del piatto, questa dobbiamo occuparla con una fonte di proteine, e senza dubbio in questo periodo può essere utile utilizzare i legumi, quindi almeno 3 o 4 volte a settimana. Oltre ai legumi come fonte proteica possiamo scegliere il pesce, possiamo far fronte alla difficoltà di reperire pesce fresco utilizzando il pesce surgelato, che comunque mantiene sempre tutte le proprietà nutrizionali di questo alimento. Il pesce dovrebbe essere consumato almeno 3 volte a settimana. Tra le altre fonti proteiche ricordiamo la carne, da consumare preferibilmente bianca, invece riservando un solo consumo settimanale alla carne rossa. E poi invece largo spazio anche alle uova e ai formaggi magri, che possono essere consumati 2 volte a settimana. Quindi così possiamo comporre i pezzi principali della nostra giornata in modo da avere un'alimentazione sana e bilanciata anche durante questo periodo. Oh, dottoressa, immagino che il tutto ovviamente abbinato per quanto possibile ad una regolare attività fisica, le due cose vanno ovviamente un po' di pari passo. Vorrei dare anche qualche brevissimo cenno, visto che il tempo stringe, sulla lista della spesa. Abbiamo dei consigli da dare anche in tal senso? Per avere una buona lista della spesa è innanzitutto importante fare un planning del menù settimanale, quindi programmare insieme a tutta la famiglia il menù della settimana in modo da rispondere alle varie esigenze, in modo da poter avere una lista completa che ci permette anche di passare fuori casa il minor tempo possibile. Allora, per quanto riguarda il comparto dei carboidrati, la loro gestione durante la quarantena non comporta grossi problemi, perché si tratta nella maggior parte dei casi di prodotti secchi come la pasta e il riso. Invece per quanto riguarda il pane, consiglio di comprarlo in quantità abbondanti per poterlo poi porzionare e surgelare e utilizzare così all'occorrenza. Per quanto riguarda invece la frutta e verdura, la scelta di cosa mettere nel carrello deve essere più meticolosa, perché sappiamo che si tratta di alimenti deperibili, per cui scegliere soprattutto quelli che hanno dei tempi di conservazione più lunghi, come ad esempio per quanto riguarda le verdure, le carote, il cavolo cappuccio, i finocchi, mentre invece limitare le verdure a foglie che si mantengono per tempi più brevi. Per quanto riguarda la frutta invece, può essere conservata per un tempo abbastanza lungo, la mela, la pera, anche quelle che sono le arance o i kiwi. Per quanto riguarda invece il comparto delle proteine, possiamo mettere nel carrello della spesa, come dicevamo prima, i legumi sia secchi che in barattolo, avendo però cura poi di sciacquare bene i legumi in barattolo prima dell'utilizzo in modo da poter rimuovere il sale. Il pesce surgelato, e invece per quanto riguarda la carne, è sempre meglio consumarla fresca nei giorni immediatamente successivi alla spesa. Da evitare invece l'acquisto di cibo spazzatura o dolciumi vari, che durante questo periodo potrebbero tentarsi maggiormente proprio a causa della noia e di una minore occupazione. Oh, dottoressa, allora, arrivati a questo punto, vorrei anche informare chi ci sta ascoltando riguardo quelli che sono ovviamente i recapiti utili per approfondire magari insieme a lei queste tematiche da noi oggi affrontate. Quindi troviamo la dottoressa Giunta sui social, su Facebook alla pagina Nutriamo, dottoressa Flavia Giunta, biologa nutrizionista, su Instagram al profilo Nutriamo_FlaviaG_nutrizionista. C'è anche un numero di telefono per avere un contatto diretto con lei, quindi il numero è 329-828-1145. Detto questo, ringrazio ovviamente la nostra ospite, quindi ringrazio la dottoressa Giunta, alla quale però auguro anche un buon lavoro. Grazie ancora, dottoressa. Grazie a voi. Arrivederci. Buon lavoro. Però Live Social torna tra pochissimo, sempre con nuove interviste e nuove storie. Live Social.